Salve a tutti ragazzi, qui è Tio Chi parla e bentornati a un altro episodio di Pokémon Super Mystery Dungeon. Ci stiamo avvicinando alla fine, possiamo vedere che ci mancano ben due boss da sconfiggere. Ma ora continuiamo, perché non mi ricordo cos'era successo, oddio. Ma non importa. Siamo arrivati, siamo alla vetta della grande lotta. Parla piano. Sì, scusa. Secondo te sono già qui loro? Voglio dire, Entei è l'autore della pietrificazione? Non lo so. Cerchiamo di dare un'occhiata in giro. Ma dobbiamo muoverci con cautela. Se ci scoprono, siamo nei guai. Seguitemi, state giù. Madonna, lo stealth proprio. Cavolo, Hitman proprio gli fa una pippa. Oh yeah. Ah, che c'è? Oh, questo è stato inaspettato, direi. Un po' come pietrificato. Ma questo è Entei. Sì, è proprio lui. Non può essere. Il terribile Entei. Dunque, lo scontro tra i tre Entei, l'autore della pietrificazione, ha già avuto luogo. Non sembra esserci nessun altro qui. A quanto pare, chiunque abbia pietrificato Entei non è più qui. Tri, 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 tri. Cos'era? Il gadget jeep. Tutti tirano fuori il loro gadget jeep. Pronto? Mi sentite? Chi è? È The Den. Ah, meno male, sono riuscito a connettermi. Come vanno le cose lassù? The Den. Sono Mewile. Purtroppo... mi sa che non è andata troppo bene per il povero Entei. Ah, capisco. Persino il terribile Entei è stato pietrificato. Dimmi, basta, basta, basta. Ho un coniglio? Senti questo rumore? È il coniglio che ho di fianco che sta rosicchiando un treno sifone. Comunque, non pensiamo al coniglio. Persino il terribile Entei è stato pietrificato. Purtroppo sì, siamo arrivati tardi. Dedene, dove sono il capo e gli altri? Oh, Bunnelby, ho contattato il capo e gli altri poco fa. Sono quasi in cima, quindi dovresti incontrarvi presto. Ah, eccoci qui, mes amis. Ottimo lavoro, ragazzi, abbiamo sentito la vostra conversazione con Dedene. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati tardi. Capo, se non avessi sbagliato la strada... non svegliamo in retroscena. Certo che, chi avrebbe mai detto che persino il terribile Entei sarebbe stato sconfitto? Il nostro nemico deve essere davvero una creatura fuori dal comune. Ci darà parecchio filo da torcere. Boh, adesso torniamo a casa, faremo il punto della situazione e decideremo cosa fare. Ok. Quindi, eccoci qua, tornati indietro. Crocodile? Sì, ci stava seguendo, ma appena si è visto scoperto è scappato via. Decisamente un comportamento sospetto. Ho capito, è stato lui, Crocodile. Arrestiamolo, il caso è chiuso, così possiamo tornare a mangiare in santa pace. Come se questi avvenimenti ti avessero fatto passare la fame. Effettivamente Crocodile è molto forte e tutti sanno che è un poco di buono. Non si farebbe scrupoli a pietrificare i Pokémon. Però non so, un potere simile non mi risulta che sia in grado di farlo. Se avesse questo potere lo sfrutterebbe per cose ben peggiori. Forse non vuole farsi scoprire, le usa solo di nascosto. A ogni modo il suo comportamento è sicuramente sospetto, per me questo è chiaro. E ve lo dice il genio della compagnia. Ampharos. Io non so se Crocodile sia davvero colpevole. Lasciamo la questione da parte, per ora. Ma quando è fuggito ha lasciato cadere una lastra di pietra. Una lastra di pietra? Sì, con delle iscrizioni antiche. Ho intenzione di chiudermi nel mio studio per studiarle. Forse ci aiuteranno a scoprire qualcosa sulle pietrificazioni. Capisco. Très bien. Mewai cercherà di decifrare le iscrizioni antiche. Nel frattempo continueremo a indagare sul conto di Crocodile. Buys e Larsen, affido a voi questo compito di comincerete domani, d'accordo? Ricevuto. Ok, capo. Per il resto qualcuno tornerà ai suoi compiti. Très bien. A tutto per oggi. È tutto per oggi, non a tutto per oggi. Comunque continuiamo perché, boh, non lo so. Non ho idea di cosa succede. Ok, il mattino dopo. Fermi, mes amis, tutti al lavoro? Sì, che bello, tutti felici e contenti, riprenderemo a lavorare come se niente fosse successo. Questo è lo spirito d'avventura. E va bene, riprendiamo dopo le missioni, ci sono altre missioni, bla 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 bla. Ah, posso ritirare la ricompensa al caffè Kangaskhan, ritorniamo a Brasilia. E nel frattempo è di nuovo notte. Ragazzi, la cena è pronta, tutti a tavola. Wow.
Ma dove sono Arjen e Bysel? Non sono ancora tornati, stanno indagando su Crocodile. Manca anche me, Wael. È chiusa nel suo studio, sta ancora cercando di decifrare i pokeglifi. Beh, allora, noi intanto mangiamo. Come? Non aspettiamo gli altri? Io ho fame. Possiamo mangiare, vero capo? Ui, mangiamo pure. Ho una fame. Cosa? Evviva! Buon appetito! Eccoci qua. E intanto sono ritornati? Vai, Zelarchen, giusto in tempo. Oh, è già pronto in tavola. Prima però abbiamo qualcosa da dirvi. Capo, abbiamo raccolto informazioni su Crocodile. Ci abbiamo messo più tempo del previsto perché in città non si è più visto. Siamo anche andati a casa sua per cercare di scoprire qualcosa. Abbiamo trovato uno di quegli avvertimenti scritto a metà. Cosa? A casa di Crocodile? Un avvertimento scritto a metà? Allora è stato lui a scriverli. E Crocodile non era in casa? No, non c'era nessuno. Non sappiamo dove sia. Allora forse è davvero lui il colpevole. Forse. Dobbiamo trovarlo al più presto. Ragazzi? E com'è, Wild? Che strana coincidenza, no? Sono finalmente riuscito a decifrare le iscrizioni antiche. Cosa dicono? Contengono informazioni sulle pietrificazioni. Le pietrificazioni? Esatto. Non sono riuscito a decifrarle, ma sembra che questo fenomeno accadesse anche nell'antichità. Pare che ci siano iscrizioni molto più dettagliate delle antiche rovine, nell'est. Oh, le antiche rovine. Forse giù potremmo scoprire come avvengono le pietrificazioni. E non è tutto. Forse potremmo scoprire molto di più. E cioè come far tornare normale un Pokémon pietrificato. Far tornare normale un Pokémon pietrificato? Le antiche rovine, a quanto pare abbiamo un bel po' di lavoro che ci aspetta, Mesami. Ma ora... mi sono dimenticato l'accento. Di nuovo. Mes cher ami, ora vi lascerò mangiare. Come se non si vedesse che anche tu stai morendo di fame, capo. Ma hai sentito le conseguenze di uno stomaco vuoto, ma cher Deden? La fame raventa il cervello, sai? E allora, wow, mangiamo. Tanto è quello che si fa normalmente quando si scopre che si possono pietrificare i Pokémon. Comunque, è notte. Che bello. Le antiche rovine, a est. Secondo me, Wild, è lì che dobbiamo andare a indagare. Forse potremmo scoprire come fa a tornare normali i Pokémon pietrificati. Povero Entei. E anche Latios e Latias. Spero proprio che troveremo il modo di farli tornare come prima. E forse... proprio mentre parliamo, altri Pokémon vengono trasformati in pietra. Se solo riuscissimo a trovare il modo di farli tornare normali. Non perdiamoci d'animo, risolveremo questo mistero. Domani andremo alle antiche rovine. Almeno credo. Adesso andiamo a dormire e facciamo il pieno di energie per domani. Yeah. Quindi... salviamo e continuiamo l'avventura. Ah, stavolta non mi dice... hai fatto una grande avventura oggi. Il mattino dopo. Comincia la nostra giornata, normalissima. Dov'è Deden? Già, non c'è. Non è ancora arrivata. Di solito è sempre puntuale alla riunione del mattino. Beh, cominceremo senza di lei. Dopo la discussione di ieri, credo che tutti sappiate che cosa ci aspetta oggi. Mesami, oggi andremo alle antiche rovine a indagare. Sì, che bella la vita. Il nostro obiettivo è scoprire indizi sulle pietrificazioni. È una missione estremamente delicata e pericolosa. Quindi mi raccomando, state allerta. Ragazzi, è terribile! Ci sono delle novità. Mentre venivo qui ho saputo che hanno visto Crocodile. Cosa? Crocodile? Dove? Un Pokémon che stava tornando da un viaggio. L'ha incontrato lungo il cammino. Sembra che stesse dirigendo a Borgo Quieto. Che? Borgo Quieto? Borgo Quieto è il vostro villaggio, giusto? Capisco. Questa è un'informazione preziosa. Allora... i primi paragi erano di andare all'antica rovina, ma questa notizia cambia tutto. Alcuni di noi entreranno nell'inseguimento di Crocodile e altri alle antiche rovine. Due gruppi, Teo e Riolu. Voi vi occuperete di Crocodile, d'accordo? Sì, capo. Grazie. Nessuno conosce la zona di Borgo Quieto meglio di voi. E noi tre sarete certo preoccupati, ma non andrete da soli, è troppo pericoloso. Arjen, tu andrai con loro. Sì, capo. Meanwhile, Deden, Bysel e Bunnelby voi andrete alle antiche rovine e Bunnelby vi giurerà se ne scelte di scavare. Considerato il luogo, la capacità di Bysel vi torneranno molto utili. Deden, questa volta andrai anche tu con loro. Appena scopri qualcosa, contattami subito. Informa anche Teo e Riolu. Potrebbero dover lottare contro Crocodile. Ok, quindi... avete capito com'è la situazione? Dovremmo dividerci. Noi torneremo a Borgo Quieto perché questo dannato Crocodile sta ritornando nel nostro paesino. E non devi farlo. Arjen, ci sei? Bene, di nuovo noi tre, come la prima volta quando abbiamo scoperto Latios e Latras pietrificati. La missione di oggi non sarà facile, dobbiamo stare in guardia. Sì, Deden ha detto che è stato non spasso dalle informazioni su Crocodile. Andiamo subito all'ingresso di Brusilia a parlargli. Ok, quindi...
Dirigiamoci subito da questo bra fanciot di Nospas per cominciare a prepararci per andare a vedere su sto Crocodile. Allora, Nospas dovrebbe essere qui. Stiamo per affrontare un lungo viaggio. Non ancora. Ok, giusto, è vero. Devo preparare un paio di strumenti, quindi nel frattempo taglio tattico. Ok, siamo prontissimi per poter proseguire, andare avanti. Non dovremmo andare a Borgo Quieto, stiamo per affrontare un lungo viaggio. Tutto pronto? Sì. Perfetto, si parte allora. Dobbiamo parlare quindi con Nospas, che dovrebbe essere questo qua. Ehi là. Scusi. Andiamo a parlargli. Yeah. Crocodile, sì, l'ho incontrato di recente. Dove? Ai picchi torreggianti. Sono passato da Borgo Quieto e poi sono andato ai picchi torreggianti. Lì ho incontrato Crocodile che andava nella direzione opposta, quindi ho pensato che fosse diretto a Borgo Quieto. Come ti è sembrato? Non so, hai notato qualcosa di strano? Fammici pensare, borbottava qualcosa, me la pagherete cara. Qualcosa del genere. Non sembrava affatto contento. Con chi ce l'avrà? Forse ce l'ha con qualcuno di Borgo Quieto. Se così gli abitanti del villaggio sono in pericolo. Presto, andiamo. Quindi sì. Grazie mille, Nospas. Oh, che succede? Finalmente abbiamo scoperto dove è diretto. Dobbiamo trovarlo. Sì. Oddio, cos'era? Continuiamo l'avventura perché non so che cosa sta succedendo, ma comincia a essere interessante. Capitolo 16, la fonte sigillata. E quindi si incomincia. Bene. Oh yeah. Eccoci arrivati a Borgo Quieto finalmente. Amici, state bene? Ma... è tutto assolutamente normale a quanto pare. Ehi, quindi non è cambiato assolutamente nulla. Mi sembra tutto a posto. Non vedo danni o segni di eruzioni. Oh, Riolu, Teo, Espur. Bentornati, come state? Ho sentito che siete entrati nel jeep. Complimenti, ragazzi. Grazie. Ma che sto dicendo? Espur, ho una cosa da chiederti. Per caso avete visto in giro un Pokémon un po' losco? È tutto rosso con la faccia cattiva e una bocca enorme. Rosso con la faccia cattiva? No, non l'ho visto? Sei sicura? Che strano. Forse non è venuto al villaggio. Perché cercate questo Pokémon rosso? Il fatto è che... Accinuzzoli, siamo nei guai. Grossi guai. Nuzleaf. Oh, guarda un po' chi si vede. Che ci fate qua? Vabbè, me lo dite dopo. Ora non c'è tempo. Un Pokémon sconosciuto ha fatto irruzione sul Monte delle Rivelazioni. Cosa? Il Monte delle Rivelazioni è un luogo sacro per gli abitanti di Borgo Quieto. È proibito andarci. Già. Oggi ero di guardia io. A un certo punto ho visto sto Pokémon minaccioso. Ho buttato giù il portone ed è entrato. Ha buttato giù il portone. Che è passato come una furia. Non ho potuto far niente. Poi sono corso qui a dare l'allarme. Credo di aver capito. Io sono Arcen, il gruppo investigativo Pokémon. Che aspettava quel Pokémon? Tutto rosso, brutta faccia, proprio cattivo fino all'osso. È lui. Crocodile. Ma che cosa ci faceva lì? Comunque, non è il momento di stare a discutere. Portaci subito lì. Va bene, venite. Vengo anch'io. No, tu no. No, Espur. Scusa, ma quel tipo è davvero pericoloso. È meglio che aspetti qua. Aspetta, ora che ci penso, tu non hai potere telepatici. Comunque, avverti Ampharos a Brusilia se nel caso non ci vedessi tornare. Yeah. What the fuck? Ah, va lo stesso. Pokémon inutili, ti avevo detto di star fermo. Accidenti, il portone è distrutto. Mentre arrivavamo qui, Nuzleaf mi ha spiegato tutto su questo luogo. Sembra che racchiuda un segreto che neppure gli abitanti del villaggio conoscono. Quindi forse l'obiettivo di Crocodile è il segreto custodito nel monte. Beh, comunque ora è meglio sbrigarsi. Sì, penso di sì. Monte delle Rivelazioni, primo piano. Quindi altri 13 piani da dover rifare. Che palle. Eccolo lì che attacca subito in... senza problemi. Senza problemi. Ok, eccoci qui. Siamo già al piano 11. Attenzione, scenetta. Tri tri. Chi è? The Arcen tirano fuori il gadget jeep. Qui il team delle antiche rovine. Mi sentite? Da dove viene quella voce? È The Den. Con il gadget jeep possiamo comunicare con lei a distanza. The Den, ti sentiamo forte e chiaro. Qui Arcen, passo. Ciao Arcen, come vanno le cose laggiù? Siamo sul Monte delle Rivelazioni, stiamo seguendo Crocodile. Crocodile, sul Monte delle Rivelazioni. Scusami, ma ora andiamo di fretta. Ti spiegheremo tutto dopo. Voi tutto ok? Tutto liscio. Avanziamo senza problemi. Aspetta, sembra che Banelby abbia trovato qualcosa. C'è qualcuno? Dei Pokémon? Ma che... Fermi!
Deden, che succede? Deden? La comunicazione si è interrotta. Che sarà successo? Sono preoccupata. Anch'io, ma non possiamo fare niente per ora. E poi i membri di quel team sanno il fatto loro. E paese del colore, senza contare che c'è anche Meowile. Meowile è forte? Non davvero nulla da temere. Possiamo stare tranquilli. Ora dobbiamo pensare a trovare Crocodile. Dobbiamo fermarlo, è pericoloso. Teniamo i nervi saldi e proseguiamo. Ok, siamo al piano 11. E ci mancano ancora ben 3 piani, se non erro. Perché dovrebbero essercene 14. Non vorrei dire stupida. Che culo, il brutto colpo. Tanto, boh, lo metti anche a po' a suon di... Oddio. Un chatotte. Un tatotte. Ok, è andato anche chatotte. Quindi, come vi stavo dicendo, dovrebbero esserci ben 14 piani. Poi non so che cosa potremmo trovare in cima al Monte delle Rivelazioni. Ah, diavolo. Non... Cosa appena successo? Ok. Andiamo quindi verso il piano 14. Abbiamo finito? Abbiamo finito il monte? Siamo saliti parecchio. Ma ancora nessuna traccia di Crocodile. La vegetazione qui è troppo fitta. Guardate, laggiù è più chiaro. Deve esserci una radura. Andiamo a vedere. Guardate. Wow. Cos'è questa piramide? Sono tombe quelle? E questo cos'è? Ha un che di misterioso e di affascinante. Ma dove sarà Crocodile? Guardate, dentro c'è qualcosa. Sembra che dal suono sgorghi dell'acqua. È una sorgente circondata da questa piramide di cristallo. Forse questa piramide serve a proteggere la fonte. E questa cos'è? La tomba, sì. Una stele. Sembra bella antica. Ah no, non è una tomba. Ne ho visti di simili nello studio di Meowile. Sono iscrizioni di poche glifi. Poche glifi? Esatto, piuttosto difficile da decifrare. Io riesco a leggerle. Dico sul serio. Cosa, veramente? Sì, davvero. Ora ve le leggo. Dunque. Aspetta un secondo. Persino Meowile, che è un'archeologa, ha impiegato giorni per decifrarle. Com'è possibile che tu riesca a leggerle così? Boh, non lo so, però ci riesco. Accinuzzoli, deve essere davvero incredibile. Vabbè, tanto meglio per noi. Dai, prova a leggere. Ok. Vediamo. Sono 3 frasi. Dunque, se vorrei scongiurare il pericolo, dovrei invocare l'umano. Solo lui è in grado di infrangere il sigillo della fonte. La salvezza giungerà dal mondo degli esseri umani. E questo è tutto. Invocare l'umano? Cosa vorrà dire? Non è che si riferisce a... Sembra proprio che parli di me. Che significa il sigillo della fonte? Forse parla di questa piramide. Dice che solo un essere umano può infrangerlo. Che frase misteriosa. Se vorrei scongiurare il pericolo, dovrei invocare l'umano. Beh, secondo me è chiaro. Invocando un essere umano che infrangerà il sigillo della fonte, salveremo il mondo. Per me è evidente. In pratica, il nostro mondo è in pericolo. E da qualche parte c'è qualcuno che lo sa. E allora ha chiamato Teo dal mondo degli esseri umani. Un momento. Potrebbe anche essere come dici tu. Ma questa stella non è roba dei nostri giorni. È molto antica. Però quello di cui parla sta succedendo proprio adesso. Tri. Cos'è? Parla il team dell'antica rovina, mi sentite? È The Ten. Quel team è in seguimento Crocodile. Tutto bene? Sì, è tutto ok, non preoccupatevi. Sì, ma sembra si sia trattato di un malinteso. Un malinteso? Sì. In che senso? Dove sono? Siamo stati attaccati dai guardiani delle rovine, che custodiscono questo luogo sacro. Credevano che volessimo profanarlo. Gli abbiamo spiegato tutto e hanno capito. Ah, meno male, la comunicazione si è interrotta di colpo ed eravamo molto preoccupati. Sì, immaginavo, Riolu, scusate. Eravamo un po' presi... Ah, c'è una cosa importante. I Pokémon delle rovine ci hanno rivelato una cosa fantastica. Sembra che... Cosa? C'è un modo per far tornare normali i Pokémon vitrificati? Proprio così, ci vuole un'acqua speciale chiamata Acqua della Luce. Quest'acqua non ha l'effetto della pietrificazione. E la cosa più incredibile è che sembra che si trovi proprio lì dove siete voi, sul Monte delle Rivelazioni, ed è sigillata. Ma allora, questo significa che è l'acqua della fonte. Volevo dirvelo al più presto, ora informerò anche il capo. Buona fortuna ragazzi. E stacca la chiamata. Solo lui è in grado di infrangere il sigillo della fonte. Diceva così, no?
Già, proprio così. Forse il pericolo di cui parlano le iscrizioni è proprio la pietrificazione, ed è stato invocato qui per scongiurarlo. Qualcuno sapeva già di questo pericolo secoli fa. Beh, allora, se Teo rompe questo sigillo e diamo quest'acqua ai Pokémon pietrificati, potremmo farli tornare come prima. Teo, proviamo, rompi il sigillo della fonte. Allora è per questo che sono finito in questo mondo. Io non lo so, non riesco a ricordarmi niente, sono un essere umano in grado di rompere questo sigillo, ma cosa devo fare? Ah, non sai rompere il sigillo? Come si può fare? Io non ne ho idea. Proviamo a fare qualcosa, no? Prova a toccarlo. Ehi, tu! Ah, eccolo, eccolo perché era in ritardo. Crocodile! Oh mamma, sta venendo qui. Viene verso di noi. Manteniamo la calma, ragazzi. Ci trasformerà in pietra. Che si fa? Fermo lì. Sei stato tu. Tu hai trasformato in te in pietra. Chi ha parlato? Oh oh, si mette male per Crocodile. Sì, si è mosso molto male. Chi siete voi? Che volete? Siamo i Pokémon del trio leggendario. Io sono Suicune, il signore dell'uragano. E io sono Raikou, il signore del fulmine. Pagherei per quello che hai fatto a Entei. Oh, oh, incredibile! Raikou e Suicune, insieme a Entei formano il trio leggendario. Sono venuto a cercare colui che ha pietrificato Entei. Quei tre Pokémon sono inseparabili. E ascoltate, è la nostra occasione. Dobbiamo agire. Agire? Ah, sì, mentre Crocodile è distratto, dobbiamo cercare di rompere il sigillo. Già. Se riusciamo a prendere l'acqua, siamo a posto. Teo. Che devo fare? Ar. Tu dove credi di andare? Ah, accidenti. Che sta borbottando? Qualcosa del tipo, i patti non erano questi. Se ci trasformo in pietra è finita. Rispetta i patti, dove sono i soldi? Come? Quali patti? Soldi? Scusate. Sbrigati, rompi il sigillo, accinuzzoli, senza l'acqua della fonte, col cappello che la scampiamo se ci pietrifica. Nuzlocke fa ragione, ma non so, qualcosa mi dice che non dovrei. Ehi, torna qui e battiti. Ma attaccatelo. Non capisco, c'è qualcosa che non va. Ma cosa? Teo, che aspetti? Svelto! E va bene. Però veramente le cose non tornano. Colpiamo la piramide, ce l'abbiamo toccata... E gustiamoci quello che è. Che succede? Non lo so nemmeno io, Entei. Non lo so nemmeno io. Cosa fa? Una fonte. Ce l'hai fatta, il sigillo si è rotto. Con l'acqua della fonte, anche se ci pietrifichi, potremo tornare come prima. Non mi fai più paura, Crocodile. L'acqua della fonte? Ma di che parli? Piuttosto, tu, mantieni i patti e dammi la ricompensa. Ho seminato in giro quei volantini, come mi avevi detto, e sono venuto qui come mi avevi chiesto. Oh, Nuzlocke, vedi non fregarmi, eh? Attenzione! Sono riuscito a romperlo, quel maledetto sigillo. E ora, nessuno potrà fermarci. Ottimo lavoro, Crocodile. Eccotela la tua ricompensa. Oh, che significa? Ma porca puttana, proprio adesso da passare un aereo di merda. No, seriamente? Crocodile è stato pietrificato. Ma allora l'autore delle pietrificazioni... già, sono stato io. Nuzlocke, Teo, spiacente di averti ingannato per tutto questo tempo. Vuoi sapere una cosa? Tutto è cominciato quando hai perso la memoria. Quindi sei stato tu a pietrificare Entei? Attenti, ha un potere spaventoso, ma se lo attacchiamo tutti insieme forse potremmo riuscire a sconfiggerlo. Riolu, non starli impalata, vieni ad aiutarmi. Sì. Teo, tu sei il più vicino alla fonte, noi quattro affrontiamo Nuzlocke. Tu intanto raccogli quell'acqua. Va bene. Non ve lo permetterò. Cosa sta succedendo? Come? I Veltal?
sei? Io sono i Veltal. Per voi è finita. Risucchierò le vostre energie. Sì, vabbè, più o meno il verso è così. Eh? Che strano. Che succede, Dan? Non riesco più a contattare Arce negli altri. Cosa? Eppure mi hanno parlato poco fa. L'erogaggio sembrava funzionare. Forse è successo qualcosa. Che succede? Cosa hanno i guardiani delle rovine? Oddio, i Beaiem? Ma che c... Wow! Qui la trama ha preso una piega un po' troppo inaspettata, mi sa. Oh mio Dio, siamo stati tutti petrificati. A quest'ora anche i Beaiem devono aver fatto la loro parte. Mi compiaccio, Nazliath. L'acqua della luce ha il potere di annullare gli effetti della pietrificazione. È l'unica cosa che può ostacolarci. Dobbiamo prosciugare questa fonte. Così saremo invincibili. È arrivata l'era del nostro dominio. Questo mondo e l'intero pianeta sono in mano nostra. Wow, qui la trama ha cambiato completamente, ragazzi. Io termino qui la parte. Spero che vi sia piaciuta come è piaciuta a me. Dai che comincia a essere qualcosa di interessante. Ci rivediamo al prossimo episodio. Un saluto. Ciao ciao.